Bentornate nel mio canale, oggi facciamo insieme una focaccia morbidissima al rosmarino. Ci occorrono 10 g di rosmarino fresco tritato. In 250 ml di acqua fredda sciogliamo 3 g di lievito di birra compresso. In 320 g di farina zero aggiungiamo 2 g di malto e versiamo l'acqua con il lievito ed iniziamo ad impastare. Aggiungiamo anche 40 ml di olio di oliva. Grammi di sale, il rosmarino fresco tritato che abbiamo tritato prima e aggiungiamo 40 g di strutto morbido. Servirà per dare maggiore morbidezza alla focaccia. Provare per credere. Mettiamo un goccio di oliva ai bordi della ciotola e copriamo con coperchio. Dopo mezz'ora facciamo delle pieghe in ciotola, copriamo e facciamo lievitare per 2-3 ore fino al raddoppio. Ecco l'impasto pronto e lievitato, lo rovesciamo in una teglia unta di olio. Con le mani unte di olio stendiamo l'impasto al rosmarino. Facciamo lievitare la focaccia in teglia altri 30 minuti e poi mettiamo fiocchi di sale, altro rosmarino fresco e olio d'oliva. Inforniamo in forno già caldo a 200 gradi per 15-20 minuti ventilato fino a doratura desiderata. È morbidissima questa focaccia al rosmarino, ottima con salumi, formaggi e verdure. È una focaccia estiva per i vostri buffet all'aperto. Continuate a seguirmi e iscrivetevi al mio canale. Ciao!